Questa è la storia di un ragazzo che aveva solo 12 anni, un martire della guerra, un martire che aspirava solo alla libertà, ma che in questa sua lettera comincia tutto con una parola che si impara da bambini, si impara e non si dimentica più: mamma. Mamma, non mi aspettà. Tornerò quando Napoli sarà libera. Era il 28 settembre, quando Gennarino Capuozzo, come ogni mattina, uscì di casa per andare al lavoro. Fuori del vicolo sentì gli spari di una pistola. Si girò e vide i corpi di una giovane donna, un uomo e un bambino davanti all'ingresso di un panificio. E poco più là, una camionetta con alcuni soldati tedeschi che si allontanava. Proprio allora vide un gruppo di ragazzi più grandi di lui. Erano scappati dal carcere e avevano deciso di combattere i tedeschi. Senza pensarci su, Gennarino tornò a casa, prese una borraccia d'acqua e una pagnotta, diede un bacio alla sua mamma e disse: «Mamma, non mi aspettà, tornerò quando Napoli sarà libera». Sua madre non fece nemmeno in tempo a fargli le solite raccomandazioni, che Gennarino era già sparito nei vicoli bui. Dentro di lui si formò un gruppo di rivoltosi, quasi tutti ragazzini. Si unirono agli adulti, andarono subito ad aiutare gli insorti nel frullone. Corrido, aiù!» diceva Gennarino, mentre con gli altri compagni trasportava per i rivoltosi le armi rubate tedeschi, facendo poi da spola tra le barricate e i depositi di munizioni delle caserme di via Foria e di via San Giovanni a Carbonara. La notizia che un gruppo di ragazzini stava mettendo a dura prova le truppe naziste si diffuse ben presto nella città. I giornalisti cominciarono a parlare di Gennarino e ci fu qualche fotografo che addirittura riuscì a ritrarlo mentre faceva la sua guerra. I napoletani che imbracciavano il fucile divennero in poche ore sempre più numerosi, spinti da questo esempio, l'esempio di questo ragazzino. Nel quartiere Mater Dei una pattuglia tedesca fu tenuta per ore sotto assedio. Al terzo giorno di feroci scontri giunse la voce che a Mugnano erano state fucilate 10 persone, fra cui 3 donne e 3 bambini. Gennarino Capuozzo con i suoi compagni decise di vendicare quei martiri e con il suo gruppo si appostò dietro alcuni blocchi di cemento sulla strada tra Frullone e Marianella e attese che il camion con i tedeschi fosse vicino. Appena nato a mezzo con i tedeschi fu a portata di tiro, sventagliarono le armi di cui si erano impossessati per le strade, spararono con le mitragliatrici e lanciarono bombe a mano. Il camion tedesco provò a togliersi dalla strada, ma Gennarino riuscì ad avvicinarsi e a gettare una bomba a mano contro il mezzo militare. «Ora scendete!» intimò Gennarino, puntando con forza la sua mitraglietta. Dal camion scesero con le braccia alzate 3 soldati. Il comandante, che poco prima aveva ordinato la strage, l'autista e il mitragliere. I tedeschi furono portati come prigionieri nell'accampamento degli insorti e Gennarino, fu trattato d'eroe. Quell'impresa galvanizzò a tal punto questo bambino che decise di non fermarsi. Andò in via Santa Teresa, dove decine di napoletani avevano alzato le barricate con i mobili che la popolazione aveva buttato giù dalle finestre e balconi per respingere i tedeschi. Prese il mitragliere di un soldato morto, si riempì le tasche con le bombe a mano e corse impavido verso un carro armato tedesco. «Ma lo faccio vedere chi si muove in Napolitano», urlò mentre andava. «Vedrete chi è Gennarino Capuozzo!» Ma mentre stava togliendo dalla bomba la sicura, una granata del nemico lo centrò in pieno. I napoletani che stavano combattendo a qualche metro di distanza lo videro sparire tra polvere e l'esplosione. Non lo sentirono nemmeno gridare. Corsero da lui disperato di poterlo aiutare. Ma era tardi. Il suo corpo giaceva immobile, il volto sfigurato da quello scoppio, la bomba ancora stretta in pugno. Fu l'ultimo atto di eroismo di quei 4 giorni
che cambiarono il volto della Napoli in guerra. Era il 29 settembre. Quella sera stessa i tedeschi trattarono la resa con gli insorti. Ottennero di uscire indenni da Napoli in cambio del rilascio degli ostaggi ancora prigionieri al campo sportivo. Il giorno dopo, il 30 settembre, le truppe tedesche lasciarono la città. I napoletani avevano vinto e il corpo di Gennarino fu venerato come venerano i martiri di guerra. Gennarino Capuzzo, conosciuto come Gennarino, è stato un eroe di guerra, così lo si dice, così lo si chiama, ma era solo un ragazzo che amava la libertà.